Ok, allora benvenuti a tutti quanti, grazie come al solito della partecipazione. E, quindi vedo un po' tutte facce conosciute, solo alcuni sono nuovi. Allora, chi di voi è la prima volta che partecipa al club degli sviluppatori? Tre persone, no, tu sei veterano. Quindi, che cos'è il club degli sviluppatori? Facciamo una brevissima introduzione, così diamo anche la possibilità magari a qualche ritardatario di partecipare e seguire il talk dall'inizio. Quindi il club degli sviluppatori, mi viene da ridere, allora, il club degli sviluppatori è questo, diciamo, gruppo di amici tecnici, quindi sviluppatori software, che a un certo punto hanno deciso: perché non iniziamo a fare un evento ciclico e con costanza durante il quale scambiamo conoscenza? Iniziamo a conoscerci meglio, facciamo più amici. È nata questa cosa come un'esperienza, appunto, oramai 2 anni e mezzo fa, e in 2 anni e mezzo siamo felici che abbiamo perso veramente pochissimi incontri. Come funziona? Ogni mese viene lanciata sui canali social una call for proposals, quindi chiediamo chi vuole parlare al prossimo incontro e ognuno propone un argomento. Finite le proposte, si parte con una votazione e l'argomento più votato viene appunto presentato. La cosa bella del club degli sviluppatori è che numero uno, siamo tutti sviluppatori che siamo sul pezzo, cioè lavoriamo con le cose che andiamo a presentare. Non siamo legati a nessun tipo di tecnologia, e quindi la cosa bella è che in questi 2 anni e mezzo ci sono stati talk di qualsiasi tipo, essenzialmente, dal ricercatore in matematica che ha fatto vedere il suo algoritmo di recommendation system, a le cose più tecniche, tipo ad esempio mi è piaciuto molto il framework ZD per fare gestionali in Java, o cos'è tipo, come era, Big Data o Ruby on Rails e via dicendo, Arduino, intelligenza artificiale, come era, no, realtà virtuale, realtà aumentata e via dicendo. La cosa importante è per noi, per tutti noi, comunque creare comunità. Quindi non è importante quello che impariamo in questo momento, parlare, ma che quello che facciamo con i talk deve essere uno spunto per creare relazioni e per creare comunque uno scambio di idee e proprio in relazione praticamente. Il talk di oggi lo facciamo in due, diviso, diciamo, tra me e Fabio Fumarola. Praticamente riguarda le metodologie agili. Metodologie agili che effettivamente si prestano che si prestano bene appunto a essere visti sotto due aspetti, perché c'è un aspetto di tipo un po' che riguarda, chiamiamole, soft skill, che riguarda la, diciamo, la parte che farò io come prima parte. E poi c'è un aspetto pratico che riguarda strumenti, pratiche, cose da utilizzare, per le quali sentiremo Fabio su proprio gli argomenti avanzati che si utilizzano in situazioni dove il team non è collocato, quindi un team distribuito o un team che non lavora full time. La parte che vi racconterò io invece riguarda praticamente la parte proprio base e originaria, sotto un certo punto di vista, dell'Agile. Quindi facciamo un esempio: io ho, diciamo, come primo training che ho ricevuto è stato su Extreme Programming, e nell'Extreme Programming, proprio sul libro, c'è scritto che il team deve essere collocato, deve stare tutti in una stanza, deve organizzarsi la stanza, deve decidere come mettere scrivanie. Non perché queste siano cose così un po' inventate, ma sono proprio la parte fondamentale e il la parte centrale, un po' l'anima di quello che è poi un team agile. Da quest'anima poi si irradia tutto quello che è pratiche, il tool,
la pratica di sviluppo software, ma cosa più importante, il modo di relazionarsi con i colleghi e col mondo esterno quando andiamo a realizzare, quando andiamo a fare il nostro lavoro. Inizio? Ok. Inizio col talk, metto un timer su 30 minuti, il mio talk sarà abbastanza breve, più o meno faremo 40 minuti, 40 minuti. Quindi per il momento mi do 30 minuti. Quindi in questo talk io vi parlo di Agile come supporto alla creazione di una cultura aziendale. Essenzialmente cercherò di raccontarvi che fare Agile ha a che fare con la cultura aziendale, essenzialmente. Diciamo, questa è la mia attività. Quindi io mi chiamo Giancarlo Valente, sono sviluppatore software, diciamo, a livello professionale da oltre 20 anni. E nel 2006 ho avuto la fortuna di lavorare in una grossa azienda di e-commerce, in UX, dove è stato praticamente introdotto il concetto di Agile. Quindi abbiamo creato il primo team di Extreme Programming in UX. E io facevo parte di quel team e quindi abbiamo ricevuto un training da parte di un coach per circa 3 anni e il team poi si è espanso fino a diventare 8 persone. Quindi ho vissuto, diciamo, un po' l'esperienza di uno sviluppatore comunque senior già sotto un certo punto di vista, perché avevo già quasi 10 anni credo di sviluppo nel 2006, che poi però ha dovuto riguardare tutto quello che sapeva fare e come lo facevo in ottica completamente diversa. Quindi io ero abituato a programmare un po' come avevo imparato nelle varie esperienze lavorative. Quindi a me mi avevano praticamente insegnato altri colleghi. Io ho iniziato a lavorare a 21 anni, come proprio in un'azienda di sviluppo software, e a me altre persone mi hanno insegnato, cioè colleghi mi hanno insegnato cos'è un database, come si fa il database, cosa significa entità relazione, tutta questa parte qui l'ho imparata praticamente proprio sul campo. È stato tutto molto utile, tutto con ottimi risultati in realtà, però quando poi ho affrontato l'extreme programming, quando abbiamo avuto il coach, lui ovviamente mi ha fatto vedere tutto un altro mondo e quindi per me è stato anche tutto molto difficile, molto duro. Negli ultimi 3 anni e mezzo ho deciso di tornare in Puglia, ho iniziato a lavoricchiare, però poi a un certo punto era un po' difficile trovare attività da fare. E mentre sviluppavo un software per un'azienda qui a Bari, loro mi hanno detto che avevano grosse difficoltà a seguire tutta la mole di progetti e tutti i clienti che avevano. E io ho detto, vabbè, io conosco il metodo per organizzare il lavoro, si chiama Scrum. E ho iniziato praticamente a riproporre quello che io avevo vissuto nell'esperienza di lavoro nel 2006, più l'esperienza di lavoro successiva. Io da allora poi ho lavorato sempre in contesti agili. E quindi mi sono scoperto un po' che praticamente mi piaceva tantissimo fare questa cosa, cioè insegnare, fare il coaching essenzialmente. Nel 2006 Agile ed Extreme Programming erano qualcosa di molto underground, cioè se noi ritorniamo un po' indietro nel tempo, non so per chi voi ha la possibilità, anzi vi dirò di più. Io ho sentito la prima volta parlare di Extreme Programming nel 2001 a una conferenza a Berlino, che andai a vedere, si chiamava Chaos Communication Congress, una conferenza importantissima europea sull'hacking praticamente. E lì sentii parlare di Extreme Programming. Quando io sentii questa versione, io dissi, ma questa cosa è fantastica. Quando tornai al lavoro dell'epoca mia, io dissi, dobbiamo fare questa cosa. Però tutti mi bastonarono praticamente. Perché all'epoca si pensava, diceva, extreme programming significa fare le cose alla rinfusa, significa non fare documentazione, via dicendo. Cioè c'erano tantissimi preconcetti in realtà. Quando io poi devo andare in un team, che magari ha anche tanta esperienza, poi considerate una cosa, quando tu vai in un team di sviluppo software, stai sempre con persone in gambissima. Se tutti, cioè gli sviluppatori software sono tutti molto intelligenti, bravissimi, ok? Quindi quando tu gli vai a spiegare determinate cose, molto spesso è difficile. In realtà, il fatto di non fare analisi, non fare documentazione, sono tutti preconcetti. Perché, ad esempio, sia in Extreme Programming che in Agile, la qualità è un elemento proprio centrale e fondamentale.
Cioè, immaginate che una delle pratiche di extreme programming è il test driven development, cioè significa che ogni riga di produzione deve essere coperta da un test. Cioè, quale software di maggiore qualità si sviluppa se non quello con il test driven? Chi conosce il test driven per alzata di mano? Ok, quindi il test driven è un modo di affrontare un problema di sviluppo software, quindi un modo di trovare la strada, trovare la soluzione allo sviluppo di un algoritmo poggiandosi a dei test che io sviluppo man mano finché non mi portano alla soluzione. Okay? Quindi in realtà il test driven è visto in vari modi, diciamo principalmente l'intenzione originaria è un modo per trovare una soluzione e di più trovare un design del software che sia disaccoppiato, che sia flessibile e che sia estremamente solido e che si basi soprattutto su un elemento fondamentale che vedremo è uno dei 12 principi del manifesto, si basa sulla semplicità. Uno dei 12 principi del manifesto che vedremo alla fine, vabbè io sto andando a braccio come sempre, chi ha avuto il coaching da me sa che è così, quindi nelle giornate dico un sacco di cose. Uno dei principi fondamentali è simplicity, the art of maximizing the amount of work not done, quindi la semplicità, l'arte di massimizzare la quantità di lavoro non svolto. Questo ad esempio è un elemento fondamentale del test driven. Quando io imparo test driven leggendo il libro o qualcuno mi spiega il test driven, nel test driven si dice tu crea un test che ti serve ad arrivare allo step stone successivo che ti consentirà di arrivare alla soluzione. Dopo che hai creato questo test, perché tu hai individuato che per poter arrivare lì, io devo almeno riuscire a fare questo passetto. Io creo il test per verificare se sono riuscito a fare questo passetto e il libro poi mi dice fai il movimento di codice di produzione più semplice possibile per arrivare a questo punto. Se io seguo questo metodo, l'idea è che arriverò al punto finale con la cosa più semplice possibile, senza aver, diciamo, sprecato colpi sotto un certo punto di vista. Dicevo, all'epoca era tutto un po' molto poco conosciuto, invece oggi è una cosa diffusa, quindi se noi sentiamo, che ne so, come si chiama quello di Four Steps to the Epiphany? Steve Blank, ok? Steve Blank, diciamo, sul discorso delle startup, questo professore universitario che parla molto di startup, no? di Lean Startup, lui ad esempio nei suoi talk dice nello sviluppo noi sappiamo che per arrivare a realizzare un prodotto esistono delle metodologie e io mi auguro che se state facendo una startup utilizziate la metodologia agile. Il suo problema dice noi nello sviluppo di un business non abbiamo una metodologia ed ecco perché falliamo, ok? Quindi diciamo il mondo diciamo americano, startup in Inghilterra, in Germania, comunque danno proprio per assunto adesso questo tipo di discorsi. Tant'è vero che l'agile è finito pure nei telefilm. Quindi vi faccio vedere questo brevissimo pezzo di Silicon Valley, che è una serie TV. È in inglese, cercate di cogliere quello che riuscite. Se volete interrompete, io vi do una spiegazione di cosa sta succedendo. Perché l'altra volta ho fatto vedere questo video, ma poi il feedback che ho avuto, ho detto Gianca, secondo me... Ok, diciamo in questa serie TV il tizio di destra, cioè questo qui è il founder di una startup, ok? Devono consegnare un software a un determinato, cioè in tempi brevi essenzialmente. E lui dice: guarda, noi per poter consegnare sto software abbiamo bisogno di
esempio, lui dice delle parole chiave in questo video molto ben fatto, secondo me. E questo spezzone di 2 minuti spiega un sacco di cose. Lui dice: dobbiamo definire delle clear line of communication, dobbiamo definire delle chiare linee di comunicazione per non creare dispersione essenzialmente. Perché lui sta mettendo in luce il fatto che gli sviluppatori un po' fanno quello che vogliono, ok? Perché sono persone creative. Ed è giusto che siano così gli sviluppatori soft. Sono persone creative, quindi devono avere sfoga la loro creatività. Però questo qui crea problemi. Adesso vediamo. E allora lui dice: guarda, vorrei proporre di inserire, di istituire un'organizzazione che si chiama Scrum. Però lui dice, il geek che ha creato la startup, dice: no, ma io non credo che le persone che ho io possano essere... fatemi passare il termine, ammaestrate in questo modo, no? Questi sono i due sviluppatori che stanno giocando in questo momento, ok? E poi adesso fanno lite tra di loro. Di chi ha fatto? Tu hai fatto DRM? No, io ho fatto DRM. Tu hai fatto error handling. Dice, allora dici che error handling non è fare il DRM. Fanno lite, ok? Fanno discussione. Allora dice: ok, proviamo, Scrum. Yes, Scrum. Scrum. This increases visibility. Questo incrementa la visibilità. Anche questa è una parola chiave. Il Scrum c'ha praticamente dei valori, ok? Questi valori, siccome proprio sono dei valori, sono delle cose intangibili, non è un pezzo di codice che io posso scrivere, non è un tool che io lancio e lo faccio partire. Il valore è qualcosa che il team deve acquisire. Ecco perché c'è il coaching, ok? Il valore è visibility, quindi io devo praticamente rendere tutto quello che avviene nello sviluppo software, lo devo fare emergere, no? Dai meandri, dalle tastiere degli sviluppatori e rendere visibile a tutti. In modo tale che guardando questa board più altri strumenti si sa sempre in che situazione siamo, ok? Dice: questo è Scrum. Welcome to the next apex of our lives. This just became a job. Avete capito quello che ha fatto lui? Sviluppatore, no, dice: ok ragazzi, questo è Scrum, benvenuti nei prossimi giorni della vostra vita. E lui si volta e fa: this just became a job. Questo è appena diventato un lavoro. So here are the cards I'm adding under this epic for the ingestion engine. And there are 3 stories here. How long do we think each one will take? I don't know, who cares? 4 hours apiece? Yeah, maybe for you. Each one of those tasks would take me 3 max. Not tasks, stories. Questo è interessante perché gli sviluppatori iniziano ad avere quel concetto di misurarsi. Finché noi lavoriamo da soli e non abbiamo una metodologia, in realtà lavoriamo e sappiamo che siamo fighissimi, ok? Vogliamo usare l'ultima tecnologia, l'ultimo grido e via dicendo. La cosa interessante che Scrum crea, che questo tool crea, perdonatemi, io non vi spiegherò qui come funziona Scrum, perché potete vedere un video, potete leggere un libro. Io vi spiego, voglio cercare di spiegarvi cosa avviene poi, qual è la parte importante che deve avvenire in un team. Essenzialmente, ad esempio, in questa piccola frase, il bello è che gli sviluppatori iniziano a misurarsi, cioè iniziano a confrontarsi rispetto a un elemento esterno, perché è scritto su una board la velocità, cosa siamo riusciti a fare, in quanto tempo l'abbiamo fatto, e il fatto solo di misurarci ci dà coscienza di quanto siamo bravi o quanto siamo lenti. E non è importante il fatto di essere veloci o lenti, ma è importante il fatto di misurarsi, di avere un confronto. Allora uno dice: secondo me ci vuole tot, secondo me ci vuole tot. Ok, la magia è già creata. Il punto non è stimare le cose, stimare i task, fare questa cosa, ma creare questo elemento nelle persone che si iniziano a verificare, iniziano a dire: ok, secondo me ci vuole tot, però poi questo tot che ho preso, che ho deciso, lo devo mettere in un punto esterno dalla mia testa, perché se io ho una cosa nella testa la posso modificare in qualsiasi momento. Se io ho pensato che per sviluppare l'ultima cosa che stavo facendo io ci metto un giorno, poi dopo 3 giorni sto ancora a lavorare su quella cosa, ma nessuno mi viene a dire: guarda che tu pensavi che ci voleva un giorno per fare quella cosa. Se io invece prendo quel "ci metto un giorno" e lo metto in un elemento esterno, dove più occhi lo guardano,
Io ho un riferimento, ok? È questo che cambia che crea il cambiamento nel team e che poi lo fa diventare più forte. Qui adesso c'è molto rifiuto da parte degli sviluppatori, una cosa normalissima. He's trying to get us to compete, so we work faster. He thinks this wall of psych 101 MBA. C'è un rifiuto forte, giustamente. Dice, non competete, fate, lavorate alla velocità giusta, è la stessa cosa che dico io ovviamente, no? Dico che okay, questo serve solo per organizzarsi, però vedete cosa succede adesso? Una cosa carina, simpatica. So we're gonna work at a nice leisurely pace, right? Quindi lavoreremo tranquillamente, sì sì. Dici, perché stai digitando così veloce? Dici, magari la mia velocità può sembrare veloce a te. Oh fuck, cocksucker. Buia. Però questa è la cosa più interessante. Questa è la cosa interessante. Cioè è arrivato il founder, uno dei founder, quello che fa più il comunicatore, il disturbatore di turno. E loro però erano, dice, no, non possiamo uscire fuori, perché siamo concentrati. Questo è l'elemento chiave per me, ok? Quindi noi facciamo tutto questo gioco dell'agile, che adesso vi cercherò di dettagliare un pochettino di più, per ottenere questi risultati, va bene? Qual è lo scopo di questo talk? Lo scopo di questo talk è farvi capire, appunto, già ve l'ho fatto percepire, che l'agile è un cambiamento profondo all'interno del team. Anzi, meglio ancora, Agile deve diventare un cambiamento profondo all'interno dell'azienda. Quindi, l'oggetto dell'agile è il team, team di sviluppo, che nel dettaglio in Scrum è un team ampio, perché prevede gli sviluppatori, un'idea di Scrum Master e il Product Owner, che sono cose che si dettagliano in diverso tempo, non si possono dettagliare qui adesso in questo momento. Una cosa interessante di extreme programming e di agile in generale è che per fare extreme programming e agile, guarda un po', non si può, cioè tu puoi leggere un libro, però è prevista l'idea che c'è qualcuno che te lo insegni. Cioè nel libro di extreme programming c'è l'idea del coach, in Scrum c'è l'idea dello Scrum Master, ok? Non è come, diciamo, imparare un linguaggio di programmazione. Noi siamo tutti sviluppatori, sappiamo, devo imparare Scala, prendo il libro di Scala, me lo studio, faccio gli esercizi e lo imparo. Per questa cosa esiste il concetto del coach e il concetto, diciamo, un po' di una guida sotto un certo punto di vista. Nel fare il coaching ci sono tre fasi che si devono seguire, che in genere si seguono. E possiamo prendere a prestito questi termini giapponesi delle arti marziali, shu, ha, ri. Shu, segui le regole. Ha, rompi le regole. Ri, diventa la regola. Nel coaching, quello che io cerco di fare è questo. Prima fase, ti insegno, fai quello che ti dico io. Devi fare tutto quello che ti dico io. Seconda fase, coaching, inizia come team a modificare le cose per far sì che il metodo risulti più adatto al tuo team, alla tua situazione. Quindi c'è un discorso semplicemente di coaching, cioè io ti alleno, ma inizierai tu a prendere le decisioni. Okay? Terza fase, mentorship. Il coach si allontana e resta disponibile solo per dare suggerimenti, però lascia libero il team di creare una propria metodologia e di adattare la metodologia al proprio ambiente. Perché ricordatevi che, secondo, diciamo, la scuola che ho fatto io dell'agile, se io entro in un team, vi spiego questa cosa della scuola che ho fatto io dell'agile perché questo è il punto, se io vado in una grossa azienda, la grossa azienda vuole la soluzione, cioè vuole che mi dai cosa devo fare, A, B, C, D, e tu devi trainare le persone per fare A, B, C, D, ok? Invece se io voglio fare agile, in realtà io devo cercare di insegnare al team quello che ho imparato io, questa è la base. Inizia ad adattarla e continua ad adattarla tu, perché questo è agile in realtà.
Se invece prendo uno strumento, no, un framework, e te lo piazzo lì e tu devi stare in quel framework, se nella tua specifica realtà c'è qualcosa di diverso e quel framework non funziona su quel qualcosa di diverso, tu ovviamente non potrai essere agile. Invece per me l'agile è che il team a un certo punto, che in modo autonomo inizia a creare un po' la propria metodologia, ok? Ecco perché nel coaching si parla di queste tre fasi. Quindi lo scopo del coaching alla fine è creare un team altamente performante, un team che ha abbracciato e ha compreso il concetto di miglioramento continuo e soprattutto un team che è in grado di auto-organizzarsi. Queste parole sono le parole del manifesto agile. Se io nel team non gli insegno che a un certo punto sono loro da soli che si devono auto-organizzare, non ho fatto un buon lavoro di coaching, perché non sono diventati agili per me, ok? Quindi Scrum. Scrum che cos'è? Ve lo dico brevemente in modo tale che chi conosce Scrum o che usa Scrum? Ok, perfetto, un pochettino di persone sì. Scrum a me piace pensarla come un po' una gamification del lavoro. Cioè il lavoro che noi facciamo ogni giorno lo rendiamo un po' un gioco. Ecco perché nell'insegnare agile ai team di sviluppo software io adoro la board reale. Perché nella board reale essenzialmente, man mano che il tempo, la maturità del team avanza, iniziano a crearsi cose nuove, diciamo è un po' un gioco, iniziano a comparire le faccine delle persone, può iniziare a comparire un padre Pio su una scheda perché magari è veramente critica, questa è l'idea, ok? In questo tipo di discorso, ad esempio, il grafico burn down che sta lì sulla destra è la cosa che piace di più ai manager, che piace di più ai proprietari di azienda, perché è la cosa che finalmente gli dà percezione. Riuscirò a consegnare? Se non riesco a consegnare, lo voglio vedere. Perché la board reale? Perché la board reale è la cosa che mi fa emergere, ad esempio, la transparency. Se io entro in quella stanza distrattamente, non potrò fare come lo struzzo che mette la testa dentro la sabbia. Io vedrò per forza cosa sta succedendo. Questo è un concetto, ad esempio, di extreme programming. Ecco perché questa cosa è fondamentale, soprattutto quando il team inizia. Perché poi una volta che la persona, il team ha abbracciato questo tipo di concetti, può usare anche strumenti remoti che vedremo dopo con Fabi. Quindi le visual board hanno la capacità di rendere visibile il lavoro dello sviluppo software, che di suo è invisibile. Hanno la capacità di creare nella persona quella voglia di prendere quello sticky, quella scheda, quel fogliettino, e spostarlo lungo il giorno, ok? Di farlo muovere. La cosa interessante di quelle schede è che un product owner, quindi diciamo una persona business per intenderci, finalmente può capire questi sviluppatori chini sulla tastiera cosa stanno facendo. Finalmente può capire se si sta muovendo qualcosa, perché finalmente vedono qualcosa di fisico muoversi. E quando io faccio i coaching, la cosa bella è poi il feedback che ho dal business, dai proprietari di azienda, che iniziano a entrare proprio in questo discorso. Perché ricordatevi una cosa, nell'agile non stiamo parlando con gli sviluppatori software, parliamo con gli sviluppatori software e col business. Infatti quando poi imparate Scrum, vedete sempre che ci sono i due elementi, c'è il business e lo sviluppatore software. Adesso faccio un esempio. Nella mia prima esperienza di coaching, nella prima azienda dove ho fatto coaching, il nostro coach si lamentava tantissimo che noi eravamo un team di sviluppo software e lui vedeva poco il business entrare da noi. Se io non sento come team di sviluppo software il rapporto col business, perché sto facendo questa cosa? Non riesco a ottenere l'high performance team che io voglio ottenere, ok? Quindi quando voi incontrate un team che fa agile, incontrate praticamente un team che ha delle pratiche strane per organizzare lo sviluppo del software, che ogni mattina a un orario preciso si deve incontrare in piedi e per 20 minuti deve fare praticamente un giochino e rispondere a delle domande. Cosa ho fatto ieri? Che problemi ho incontrato? Cosa intendo fare oggi? E lo fanno come una sorta di rituale. Questo rituale è uno strumento semplicissimo, che però è uno strumento fondamentale per ottenere quello che adesso vi vado a dettagliare. Oltre allo stand-up meeting sentirete parlare di retrospettive,
pale programming, cioè la pratica di lavorare in due sullo stesso computer. Sì, preferisco la fine. Quindi sono previste retrospettive che insegnano il momento di miglioramento continuo, il pale programming, che ci insegnano a non bloccarci rispetto a quello che stiamo facendo, ma a chiedere aiuto a un collega, è una cosa proprio naturale, una cosa che succede ogni giorno in realtà. Lunch and learn è quel momento in cui si realizza la flipped class, cioè in pratica io dico a un elemento del team, dico ok, vabbè, vogliamo fare questa cosa con Docker, facciamo un esempio, studiati la cosa e poi fai una presentazione al team. Cioè iniziamo a fare in modo che gli elementi del team iniziano a fare quello che noi stiamo facendo adesso, no? Uno insegna all'altro. Una volta che parte questo discorso, il team ovviamente può diventare un high performance team. Poi Code Retreat, che è un'attività che facciamo qui col club una volta l'anno, che è un momento in cui ci alleniamo a scrivere codice per una giornata intera in test driven. Quindi, ho 4 minuti. Le metodologie agili sono state create con l'intenzione di valorizzare il talento nel team. Ovviamente la mancanza di talento non può essere compensata, non è una bacchetta magica. Quindi ho un team talentuoso con grande potenzialità, ci sono varie fasi. Se il team non sa sviluppare web, ok, imparano il web e imparano Scrum. Ma non sono ancora il team che per me è l'high performance team. Lo deve fare gradualmente. Se il team è tutto un team fortissimo, deve diventare ancora più forte, ok? Il talento deve essere, cioè sono strumenti in realtà per potenziare il talento del team. Quindi a cosa assomiglia un team che fa sviluppo agile? A un gruppo di persone che lavorano in modo armonioso per raggiungere un obiettivo comune. In definitiva, tutto quello che vi ho raccontato finora è il centro del discorso. Implementare le metodologie agili in un team significa inserire un cambiamento culturale all'interno del team, cioè fare in modo che il team inizi a condividere una cultura comune, quindi delle pratiche comuni, un modo di affrontare i problemi comuni e via dicendo. Per ulteriormente dettagliarvi questa cosa, faccio riferimento a questo paper di questa University of British Columbia. In questo paper, molto bello, viene messo a paragone, a confronto, diciamo, l'agile, le metodologie agili, con la teoria della paralisi strategica. Praticamente questa teoria della paralisi strategica è una teoria utilizzata nell'ambito militare, che è stata formulata da questo colonnello, pilota di aerei da caccia della Seconda Guerra Mondiale. In questa teoria si dice che il pilota, durante un combattimento aereo, si trova sempre in un ciclo, in un loop che prevede 4 fasi. Observe, osservazione, cioè viene con i propri sensi, osserva una situazione. Io sono sull'aereo, c'ho un aereo su e un aereo giù, e un aereo amico a destra. Si orienta, quindi cerca di capire la situazione, cerca di orientarsi in quella situazione, decide, prende una decisione rispetto alla manovra successiva da fare e agisce, fa la manovra. In questa teoria è definita l'agilità come la capacità di operare in questo ciclo più velocemente. E il successo nel mio combattimento aereo consiste nel operare in questo ciclo all'interno del ciclo dell'avversario, perché mentre io sono in questo ciclo, l'avversario sta facendo la stessa cosa. Se io riesco rispetto alla situazione ad agire prima, ho la possibilità di vincere il combattimento aereo. Quindi per vincere in un ambiente competitivo non si tratta di lavorare, di operare più velocemente, quindi non dirò mai al team di sviluppo dovete lavorare più velocemente, dovete fare la notte, ok? Non si tratta di lavorare più velocemente, ma con un tempo, un ritmo maggiore. Per poter fare questo, in questo loop, la parte più lenta è la parte di orientamento. Observe, succede qualcosa all'esterno. Il cliente mi chiede una modifica alle specifiche. Questa fase è lenta, cioè, scusate, è molto immediata. Mi è arrivata la mail. Il cliente vuole una modifica alle specifiche che mi cambia tutta una parte importante del sistema.
La parte di Orient, stessa cosa nel combattimento aereo, no? Cioè i miei occhi vedono subito che situazione c'è. La parte più lenta è la parte di orientamento. Il team si riunisce e cerca di capire cosa facciamo con questa modifica. Inizia ad agitarsi, magari parte qualche sproloquio. Dopo questa fase lunga, decide di fare qualcosa e agisce. Effettua lo sviluppo col relativo commit per realizzare la funzionalità. Capite bene che la parte centrale di orientamento, sia per il pilota da caccia che per noi, che siamo un team agile, è la parte più dispendiosa. Bene, la parte di orientamento dipende effettivamente da noi stessi, dalle origini, dalla cultura e dalle esperienze pregresse. Quindi cosa significa? Che a determinare in quanto tempo noi facciamo questo loop non è la nostra velocità nel digitare sui tasti, ma come team è nella velocità di orientarci rispetto a quello che sta avvenendo. E per poterci orientare velocemente rispetto a quello che sta avvenendo, dobbiamo condividere una cultura. Quindi tutti quegli strumenti che noi iniziamo a inserire in un team per farlo diventare agile servono a creare una cultura condivisa, in modo tale che il team non si tratta che lavori più velocemente, ma lavori con meno frizione. Data una situazione, il team ha già predeciso come affrontare quella situazione. Durante il coaching fai quello che ti dico io, il team farà cosa dice l'agile essenzialmente, cosa dice Scrum. Poi man mano inizierà col discorso di miglioramento continuo ad adattare la cosa alla propria necessità e quindi prende delle decisioni prima che avviene l'evento inaspettato. Una cultura condivisa, pratiche, valori e rituali condivisi creano una minore frizione e una maggiore velocità di azione e di risposta. Quindi in quel ciclo l'agilità, scusate, essere agili dipende dalla cultura, dal talento degli individui e dal clima che si vive in azienda. Quindi questi tre elementi. Quindi la cultura deve essere condivisa all'interno del team, ok? Quindi dobbiamo aver deciso, a noi ci piace il test driven, ok, proviamolo. Vabbè, ci piace il test driven, sappiamo come dobbiamo fare le cose, in test driven. Ci piace automatizzare le cose. Vogliamo fare codice pulito? Clean code, ok, lo decidiamo insieme, leggiamo il libro di clean code. Ok? Talento fondamentale e cultura dell'azienda. Se è un'azienda che ogni volta il proprietario mi viene e mi deve scuotere gli sviluppatori, io devo cercare come primo ruolo di bloccare il proprietario, perché sennò non posso creare la cosa nel team di sviluppo. In conclusione, decidere di implementare in un team le metodologie agili non deve essere un fine, ma il mezzo per portare all'interno del team consapevolezza delle proprie capacità e la capacità di potersi superare. Scrum, Extreme Programming, delle metametodologie per aiutare il team a costruire una propria metodologia. Quindi, vi ringrazio. Questo è il... Ok, come references, grazie. Come references vi lascio le slide. Ovviamente è fondamentale il manifesto e i 12 principi. Magari adesso, se abbiamo tempo, ne vediamo qualcuno. E queste sono le nostre comunità di cui faccio parte, club e tutte le altre attività. Grazie ancora. Quindi.